Allora iniziamo questo incontro più che mai credo attuale. La violenza della porta accanto, domande sul terrorismo internazionale. Io innanzitutto vorrei ringraziare i nostri relatori, Stefano D'Ambrosio, magistrato ed esperto di terrorismo islamico. Tra l'altro il dottor D'Ambrosio ha appena scritto un libro che è qui in vendita al meeting, il libro Milano-Baghdad, in cui racconta proprio la sua esperienza nel pool antiterrorismo vissuta a Milano. Quindi chi poi fosse interessato può approfondire la sua esperienza proprio andando a prendere questo libro. Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, l'onorevole Alfredo Mantovano. E il direttore del SISDE, il generale Mario Mori. Io vorrei proprio iniziare questo incontro cercando di rendere un po' vivace questa nostra ora di riflessione con la domanda più naturale, credo che tutti noi abbiamo nel cuore, perché ogni giorno lo leggiamo ormai da tempo sui giornali. È da parecchio tempo oramai che si parla di questa minaccia di un attacco imminente al nostro paese, all'Italia, riguardo il fondamentalismo islamico. Questa minaccia è reale, è un tentativo di creare una situazione di panico, di nevrosi nel nostro paese. A riguardo, coloro che sono, come dire, chiamati, e li ringraziamo di cuore, alla difesa e alla tutela della nostra vita e del nostro popolo, quanto c'è di vero in questa minaccia? Quanto è reale, generale Mori? La minaccia esiste. È una minaccia che incombe non solo sul mondo occidentale, ma incombe su tutta una serie di paesi che sono portatori o di una cultura o di un modo o di un mondo politico che non si confà a certo estremismo radicale islamico. Questo pericolo noi l'abbiamo visto crescere progressivamente. In un primo tempo forse non ne abbiamo neanche apprezzato la consistenza, perché dobbiamo fare dei mea culpa tutti quanti noi che facciamo parte delle istituzioni, non solo le forze di polizia ma anche l'intelligence, anche la magistratura. Abbiamo ritenuto che questo fosse un fenomeno che ci sfiorava, ma che comunque non ci interessava direttamente, perché altri erano i protagonisti ed altre erano le zone in cui si poteva sviluppare questa forma di terrorismo. Si è progressivamente avvicinato a noi. Prima con l'11 settembre e la violazione della fortezza americana, e poi ancora progressivamente fino all'11 marzo scorso a Madrid con la serie di attentati alle stazioni. Qual è la situazione rispetto a allora e le valutazioni che si possono fare? Molti hanno detto che noi siamo in una situazione pre-spagnola. No, non è esatto, noi non siamo in una situazione pre-spagnola, per una serie di motivi, primo dei quali gli spagnoli, ma tutta l'Europa, non è quindi un difetto degli spagnoli, non pensavano mai ad un attacco di questo genere. Tant'è vero, e tutti lo ricorderanno, che la prima reazione sono stati quelli dell'ETA, e lo hanno detto non per una valutazione di carattere politico, ma per una valutazione di carattere tecnico. Le forze di polizia erano convinte. Mi sembra che il fatto sia successo un venerdì o un giovedì. Io il lunedì ero a Madrid e ancora parte degli investigatori ritenevano che l'ETA avesse una sua parte, scusate la cacofonia,
in quell'attentato. Perché non siamo nella situazione pre-spagnola, pre-Madrid in Spagna? Perché noi abbiamo ormai, per l'esperienza altrui, la consapevolezza che questo attentato può avvenire. Perché ci sono delle immagini di indeterminatezza in un controllo sia delle forze di polizia che dell'attività di intelligence che non si possono valutare compiutamente. Ci sono degli aspetti che rimangono fuori dalla nostra portata. Tenete conto che l'attacco potrebbe essere portato da una cellula o da soggetti che sono in Italia da un decennio, che svolgono una normale attività, magari fanno l'idraulico o sono impiegati in un supermercato e che all'ordine di mettersi in attività abbandonano famiglia, posizioni, impiego e cercano di portare a compimento il loro compito. Questo non significa mettere le mani avanti, noi ci stiamo dando da fare in maniera sempre più precisa, cercando di recuperare delle conoscenze che alcuni anni fa non avevamo. Noi ci siamo trovati di fronte al fenomeno praticamente l'11 settembre del 2001. Da allora abbiamo cercato di recuperare conoscenze, attività, fonti e miglioriamo di giorno in giorno. La speranza è quella di riuscire a intervenire per tempo. Non è facile, ripeto, però vi assicuro l'efficienza delle forze di polizia italiane è un'efficienza senz'altro superiore alla media e vi spiego perché. Perché le forze di polizia italiane da più di un ventennio, quasi 30 anni, si sono trovate per disgraziate circostanze della nostra società ad affrontare dei fenomeni molto complessi. Prima c'è stato il terrorismo interno, poi c'è stata la criminalità organizzata, adesso c'è il terrorismo internazionale. Non è che solo dei gruppi di elite sono in grado di far fronte a delle situazioni complesse. Ormai anche il piccolo commissariato un po' isolato nella periferia delle grandi città o la compagnia carabinieri sperduta nelle montagne ha una mentalità, ha una capacità di contrasto che vi assicuro, perché li frequento, è superiore alla media delle altre polizie europee. Questo quindi è un grosso vantaggio che noi abbiamo. In questo dobbiamo fondare, tenendo conto anche di un altro fatto che forse ci dà qualche vantaggio. Esistono, sì, indubbiamente, in Italia, delle persone, dei gruppetti che teoricamente potrebbero realizzare e ne hanno anche forse le capacità operative. Forse però gli manca quel supporto tecnico-logistico indispensabile per realizzare in tempi brevi un'operazione che li attarda, li appesantisce e dà tempo alle forze di polizia di effettuare un'azione di contrasto tempestiva. Questo è l'augurio che possa avvenire sempre meglio, sempre più, e che non ci sia bisogno di contare o di valutare delle situazioni drammatiche come in altre parti del mondo si stanno verificando. Grazie. Dottor D'Ambrosio, lei è stato responsabile di tutte le inchieste più importanti sul terrorismo islamico in Italia, ha una grande esperienza a riguardo. Rispetto a questa preoccupazione che noi viviamo, qual è la sua valutazione, anche da un punto di vista della sua nuova posizione di un osservatore più ampio che è quello europeo a Vienna? Sì, io voglio essere ottimista e chiaramente mi unisco alle valutazioni
parzialmente ottimistiche del generale Mori sulle capacità e sulle qualità investigative della nostra intelligence e delle nostre forze di polizia. Su questo non v'è dubbio, e non è soltanto un'autoreferenzialità nazionalistica, ma obiettivamente sul campo nel giro di 3 anni sono stati raggiunti dei risultati preventivi molte volte ignoti, perché non è giusto che vengano diffusi, perché diffondere questi risultati molte volte vorrebbe dire anche diffondere delle tecniche di prevenzione che è opportuno che rimangano segrete, ma devo dire il livello di prevenzione è cresciuto adeguatamente di pari passo con il livello del rischio che si è diffuso e che maggiormente viene sentito dall'opinione pubblica e dalla gente. Evidentemente se questo è il profilo positivo di un periodo che chiaramente è successivo all'11 settembre, non può essere ignorato un dato che è un elemento di novità. A partire dal 12 settembre 2001 vi è stata una reazione forte da parte di tutte le law enforcement, polizie, carabinieri, magistrature italiane e internazionali, gli omologhi internazionali, per reprimere o ancora addirittura a monte per prevenire azioni e attività di questi gruppi. Prima cosa che è stata fatta è andare in Afghanistan a smantellare i campi di addestramento che rappresentavano il cuore, la struttura di quella che era la base di questo gruppo internazionale, di questa associazione di criminali, perché tali sono, che era appunto collocata in Afghanistan e che era Al-Qaeda. Al-Qaeda vuol dire la base, quindi era un'organizzazione unitaria capace, non nel quotidiano, ma almeno nelle grandi decisioni, di eterodirigere, di dirigere appunto dall'Afghanistan i momenti principali delle azioni, delle attività, dei progetti, delle cellule che ad essa facevano riferimento in una maniera organica. Quindi all'epoca si aveva, sino a tutto il dicembre 2001, 2 o 3 mesi successivi all'11 settembre, fino a quando si è svolta tutta l'attività di reazione dopo l'11 settembre, proprio in Afghanistan, un'operazione che è passata sotto il nome di Enduring Freedom. Ebbene, con questa operazione si è smantellata un'organizzazione unitaria che, proprio perché unitaria, faceva paura, perché era organicamente capace di portare un pericolo qualificato, qualificato dalle risorse, qualificato dalla grandezza dell'associazione stessa e dalla suggestione di forza che un unico gruppo con strumenti, con una leadership così carismatica e aggressiva quale quella di Bin Laden era in grado di diffondere in ciascuna cellula. L'operazione Enduring Freedom è stata capace, in una maniera metaforica, utilizzo spesso appunto come un martello che su una palla di vetro va a rompere l'unica organizzazione, ha creato però, è chiaro, un effetto di ricaduta, che è quella della frammentazione dei tanti pezzi di vetro, dei tanti frammenti di quest'unica organizzazione, che non più uniti, non più organicamente riferibili ad un unico centro, sono andati a ricollocarsi nelle varie parti del mondo, per quanto ci riguarda l'Europa e ancora di più per quanto ci riguarda l'Italia, facendo rientro appunto nei territori da dove magari erano partiti per andare in Afghanistan e ad unirsi nella lotta di resistenza che c'era stata da parte di questi gruppi contro le forze alleate che erano andate lì proprio per smantellarli, e quindi in questa operazione di rientro, in questa attività di rientro, sono ritornati in Europa. Molti di questi sono mujahideen a noi sostanzialmente sconosciuti. I più importanti, va detto, sono stati arrestati. La grande qualità del lavoro svolto a partire dal 12 settembre 2001 risiede proprio nella cattura, nell'arresto della leadership dei soggetti principalmente e i più noti sino a tutto l'11 settembre, che erano la leadership di Al-Qaeda. E questo sicuramente ci conforta, ci rassicura, perché personaggi di un certo calibro criminale e terroristico sono in galera, sono nelle galere delle varie nazioni europee dove avevano svolto la maggior parte della loro attività. Però ne sono sorti dei nuovi, non soltanto in Iraq, che oramai è il territorio più mediaticamente seguito, però appunto ci sono gruppi locali non più forti come prima, che si sono ricostituiti dopo il primo periodo di sbandamento nel 2002, appunto quando hanno dovuto far rientro dall'Afghanistan, sono andati nuovamente a nascondersi nelle città di provenienza, nelle città europee da dove erano partiti, e si sono ricostituiti. Molte volte sono gruppetti davvero minori, a volte anche singoli jihadisti
con un'idea malsana, terribile, figlia del disadattamento personale molte volte di queste stesse persone che ritengono di portare avanti la propria guerra santa facendo appunto attività terroristica anche in modo individuale. In Italia ne abbiamo avuto un esempio che fortunatamente non ha prodotto gravi danni ulteriori, ma un soggetto siciliano convertito dalla lontana provincia di Agrigento con il suo fardello di terrore e un bombolone di gas aveva risalito la penisola ed era venuto a collocarlo in una maniera davvero pericolosa nella metropolitana di Milano dandovi fuoco, e se fosse saltato ci sarebbero stati sicuramente diversi morti. Grazie all'attività della polizia che era prontamente intervenuta si è riusciti ad evitare questo, che era espressione non di un attentato minore ma di uno di quei pericoli che quotidianamente obiettivamente occupano le nostre principali attività. Prevenire anche l'attività del singolo jihadista, del singolo convertito in questo caso, ma del singolo islamico a volte, che ritiene di realizzare appunto una parte della guerra santa, un'azione della guerra santa anche in questa maniera disorganica. Oggi infatti Al-Qaeda, per completare questa descrizione di qual è lo stato delle cose, non esiste più nella vecchia concezione, non esiste più, come dicevamo prima, una base in Afghanistan e cellule che ad essa facevo riferimento. Esistono tanti piccoli gruppi, questi frammenti che si sono andati a ricollocare in giro e che però hanno interesse ad utilizzare il logo, il marchio di Al-Qaeda, perché questo dà importanza alla loro azione. Io sono fra quelli che ritiene che Madrid, l'attentato di Madrid, risponda a questa logica. Un gruppo locale, un gruppo che si è andato a rafforzare con soggetti che sono arrivati dal Marocco, che con la storia di terrorismo islamico appartenente alla Spagna aveva molto a che fare già dal passato, e quindi marocchini che arrivano in Spagna riempiono di nuove energie una cellula, una realtà terroristica che sino ad allora aveva espresso soltanto appunto un'attività non inquietante, non pericolosa, un'attività di retrovia, un'attività di cosiddetto supporto logistico. Chi legge sui giornali molte volte legge, quando c'è cronaca giudiziaria su queste cellule, arrestato una cellula a Milano che svolgeva attività di supporto logistico. Che cos'è il supporto logistico? È un'attività di ricerca di documenti falsi, di approvvigionamento di strumenti, armi a volte, ma anche di ricerca di appartamenti sicuri dove ospitare della gente in fuga o di passaggio dall'Italia, gente importante dell'organizzazione, da nascondere e da ospitare. Questa è l'attività di supporto logistico che sembrerebbe di minore rilievo rispetto a quella terroristica. Ma io ho sempre cercato di comunicare un dato che ritengo davvero fondamentale. Per il terrorista che va a realizzare l'attentato magari a Nairobi o addirittura alle Due Torri dell'11 settembre, ebbene, per questo oggetto era fondamentale avere un documento falso utile, buono, che gli consentisse di arrivare dall'Europa sino appunto a New York e negli Stati Uniti senza cadere nei controlli delle varie polizie di frontiera. Ebbene, quell'attività di ricerca di un documento contribuisce nella stessa misura di chi va a fare l'attentato, di chi procura l'esplosivo ai fini dell'attentato. Quindi è un'attività che soltanto descrittivamente veniva definita di supporto logistico, ma qualitativamente aveva una qualità altrettanto importante, perché contribuiva in una maniera determinante alla realizzazione di un attentato importante. Ebbene, anche in Spagna si riteneva che tutto sommato la Spagna fosse un luogo dove ci fossero cellule che svolgevano attività di supporto logistico, e questo rassicurava un po' tutti. In Italia ancora oggi c'è chi crede che si possa tutto sommato essere sicuri, perché fino ad oggi ci sono state cellule che hanno svolto attività di supporto logistico. Dobbiamo avere un ottimismo di fondo. Io voglio credere che sino ai prossimi giorni sicuramente la nostra accresciuta capacità di prevenzione ci terrà al sicuro da gravi attentati, ma dobbiamo al contempo essere consapevoli della serietà della minaccia. Una minaccia diffusa, una minaccia che non deve condizionare il nostro quotidiano, ma è una minaccia che purtroppo fa parte di quegli elementi che hanno affievolito il nostro senso di sicurezza, ma che appunto ci impone di gestire questa nuova sensazione in una maniera matura.
Quindi non per fare professione di un ottimismo infondato, ma per tutto quello che si è detto, accresciuta capacità di prevenzione e maggiore attenzione non solo investigativa data al fenomeno, tutti questi elementi devono consentirci di convivere con questo nuovo dato con un certo ottimismo. Non possiamo rinchiuderci in casa, dobbiamo continuare a vivere con una serenità diminuita, ma altrettanto idonea a consentirci di continuare a vivere, perché diversamente avrebbero già vinto loro. Quindi lo stato delle cose oggi è quella di una realtà che non terminerà, una realtà terroristica che non terminerà nei prossimi anni. Ci vorrà davvero un lungo periodo per sentirsi fuori da possibili frammenti di terrore o di rischi. Ma, ripeto, la reazione più matura deve essere quella di una consapevolezza che rinchiudersi in casa non serve a nessuno. Continuare a vivere è la risposta più forte da dare contro questo terrorismo sempre più diffuso. Grazie. Onorevole Mantovano, il governo come sta affrontando e intende affrontare questo problema? Intanto saluto gli amici del meeting e li ringrazio per essere insieme a loro. Credo la risposta alla domanda che viene posta sia già nei due interventi precedenti. Volendo adoperare un'analogia calcistica, possiamo dire che in Italia, ma non soltanto in Italia, non si sta giocando soltanto in difesa, ma c'è anche una strategia di contrasto, cioè di attacco. Non siamo chiusi nell'area di rigore aspettando le iniziative degli altri, come verrebbe in mente di pensare quando si sentono domande e anche discorsi del tipo: ma quanti obiettivi sensibili sono controllati in Italia, quanti uomini di polizia, carabinieri, le forze dell'ordine tutelano questi obiettivi? Certo, vi è questo aspetto, qualsiasi squadra di calcio dovrebbe sciogliersi se non avesse una difesa, ma vi è un profilo di contrasto, cioè di strategia di attacco, che passa attraverso un'attività di prevenzione seria, che è quella che è stata descritta nei due interventi precedenti, di indagini giudiziarie, di processi che arrivano al dibattimento o comunque a condanna. Sintetizzando e facendo qualche esempio ulteriore rispetto ai due precedenti interventi, noi quando parliamo di terrorismo in matrice islamica dobbiamo mettere totalmente da parte qualsiasi elemento di similitudine con il terrorismo brigatista che abbiamo vissuto in maniera pesante negli anni 70, negli anni 80 e di cui vi è stata una ripresa, sia pure in modo drammaticamente inferiore, più di recente. Nel senso che dobbiamo mettere da parte l'immagine di una realtà strutturata, verticistica, rispetto alla quale l'individuazione di uno o più componenti possono consentire, con la raccolta di elementi di indagine, con qualche collaborazione, di risalire alla struttura del suo insieme, come è stato, come è accaduto per le BR a suo tempo, come sta accadendo più di recente per questo residuo brigatista che ha operato negli ultimi anni. Ci troviamo di fronte a un network, soprattutto dopo la disarticolazione della base, cioè di Al-Qaeda in Afghanistan. Un network costituito da tante piccole o meno piccole cellule che spesso non si conoscono tra di loro, ma che ricevono indicazioni di carattere generale che poi ciascuno tenta di tradurre in qualche iniziativa concreta. Ma è significativo, D'Ambrosio prima citava un caso specifico, io ne vorrei affiancare un altro. Il 28 marzo di quest'anno, nelle vicinanze di Brescia, un extracomunitario, Mustafa Chauki, riempie la sua macchina di bombole di gas, la parcheggia davanti a un McDonald's
e solo la provvidenza ha consentito che non ci fosse una tragedia, perché l'esplosione è avvenuta a qualche metro di distanza rispetto all'impianto generatore di tutto il McDonald's. I risultati potevano essere tragicamente diversi se avesse parcheggiato qualche metro prima. Non era inserito in un'organizzazione verticistica, non faceva parte neanche di una cellula. Riteneva di applicare a suo modo una fatwa che aveva intercettato coi sistemi con i quali adesso si intercettano certi messaggi e certi inviti. È da condividere in pieno, ci mancherebbe altro, la valutazione del Fra D'Ambroso circa i passi in avanti che si sono fatti e i risultati importanti che si sono ottenuti non soltanto in Italia ma in Europa sullo scenario internazionale nella lotta al terrorismo di matrice islamica. Se facessimo un confronto rispetto a 3 anni fa, il confronto non può che essere, valutando la situazione di allora con quella di adesso, un confronto positivo, problematico, pieno di incertezze, ma un confronto positivo. In Afghanistan la base è stata smantellata ed esiste un governo islamico moderato. In Iraq ci sono tutti i problemi che conosciamo, ma l'Iraq oggi rappresenta, prendo in prestito un'immagine che in un colloquio privato forniva il prefetto Mori, l'Iraq oggi è per il terrorismo islamico l'equivalente di quello che la Spagna nel 1936-39 era per il comunismo internazionale, e cioè è un simbolo e una frontiera. E oggi non è che dall'Iraq i terroristi partono per arrivare in Occidente, in Europa, in Italia, succede esattamente il contrario. Per questo oggi la partita nell'Iraq è importantissima. La partita di lotta, al di là di come è iniziata la guerra, ma per quello che è adesso la situazione in Iraq, la partita è importantissima in termini di lotta al terrorismo internazionale. La Siria comincia ad avere delle incertezze rispetto a una linea distante dalla solidarietà contro il terrorismo. Non parliamo poi di Gheddafi, perché è cronaca delle ultime ore, oltre che degli ultimi mesi. Quindi la situazione certamente è diversa ed è positiva. Il che non consente però di sottoscrivere una dichiarazione nella quale si esclude in modo categorico che ci possa essere un attentato in Italia, in Europa, nell'Occidente. Quello di cui dobbiamo convincerci, e lo diceva già D'Ambroso, è che i terroristi non sono dei pazzi, ma sono dei soggetti che legano ogni loro iniziativa ad un calcolo di costi-benefici. Valutano i pro e valutano i contro. E nella valutazione dei pro e dei contro molto dipende dalla reazione di coloro che sono colpiti dall'attentato. Dalla reazione in generale rispetto alle semplici, tra virgolette, minacce. Se noi modificassimo o ci lasciassimo condizionare nella nostra vita ordinaria dalle minacce terroristiche in modo assolutamente involontario e probabilmente anche inconsapevole, ma contribuiremmo con i terroristi per far raggiungere uno dei loro scopi, che è quello di seminare il panico al di fuori dei loro confini. Tenendo conto di un elemento, e chiudo, si parla spesso, a proposito del terrorismo islamico, di guerra all'Occidente. Credo che questo tipo di lettura, e c'è amplissima letteratura anche recente sul punto, oltre che le considerazioni degli addetti ai lavori, meriti una rettifica seria. Oggi ci troviamo, ed è evidentissimo, soprattutto in alcune aree, penso per tutte alla Palestina, ma non soltanto lì, di fronte ad un conflitto interno al mondo islamico. Più di uno studioso ha tentato di riassumere i tratti essenziali del fondamentalismo islamico, con tutte le difficoltà che esprimere delle valutazioni utilizzando categorie occidentali comporta. Fondamentalismo, come sapete, è un termine nato in area cristiana protestante, e ogni applicazione sulla realtà islamica di categorie
che vengono da un mondo diverso è comunque improprio e non rende bene. Ma fidiamoci delle semplificazioni fino a un certo punto, ma fidiamoci delle semplificazioni. Quali sono i tratti essenziali del fondamentalismo islamico? Primo, l'applicazione della Sharia in modo ferreo, in modo rigoroso, in ogni paese con presenza islamica maggioritaria. Secondo, la realizzazione, la riproposizione, la ricostituzione dell'antico califfato, cioè la realizzazione di un'area islamica con una guida comune. Terzo, ma solo terzo, l'espansione dell'Islam in tutto il mondo. Siamo tra la prima e la seconda fase. Dice, però gli attentati si consumano in Occidente anche, sottolineo l'anche, perché quando si parla di attentati islamici in Occidente non dovremmo trascurare quello che accade in Algeria da una ventina d'anni a questa parte e quello che accade in Arabia, i cui dirigenti certamente non sono allineati su posizioni che non siano fondamentaliste. Si colpisce l'Occidente perché si vuole colpire chi all'interno dell'Occidente aiuta i paesi islamici moderati. Una delle chiavi di lettura dell'attentato di Madrid è costituita dal legame esistente tra il governo spagnolo e quello marocchino. Legame che consentiva e consente al Marocco di guardare all'altra sponda del Mediterraneo e di non chiudersi in se stesso. Si minaccia l'Italia, si minaccia in particolare il Presidente del Consiglio italiano, perché si vuole far allentare l'impegno italiano in Iraq in questo momento. Quindi si utilizza lo scenario occidentale per giocare di sponda, se vogliamo continuare a utilizzare l'analogia calcistica, con ciò che accade nello scenario islamico. Tutto questo per dire cosa, e concludo, che la lotta ha portato dei risultati positivi, deve continuare, non dobbiamo porci scadenze temporali perché è impossibile farlo, va fatta perché è un'opera di contrasto, di prevenzione che ha come mira la pace interna e la pace internazionale, ma è una pace che va raggiunta con tutti i se e con tutti i ma necessari. Grazie. Io vorrei fare una seconda conclusiva domanda ai nostri tre amici e parto da una considerazione fatta dalle dichiarazioni dopo l'attentato a Madrid. Voi volete la vita, noi vogliamo la morte. La pretesa totalizzante e distruttiva del terrorismo è cancellare la stessa idea di persona, così come emersa nella nostra tradizione, ove ogni uomo è unico e irripetibile, non sacrificabile ad alcun disegno di potere. Ora, io vorrei fare una domanda sintetica, dando spazio a ognuno di voi di risponderci un po' sulla questione della politica interna, un po' sulla questione della politica esterna, estera. Davanti a questa cultura della morte, noi affermiamo una concezione, una cultura cristiana della vita. Davanti a una concezione ideologica e mal concepita di religione, noi concepiamo la religione come una domanda, come significato e senso del Dio, come affermazione della persona. Eppure, dentro questo scontro di concezioni, noi viviamo una duplice condizione. Una condizione semplice: dai paesi più poveri, inevitabilmente, come sempre la storia fa accadere, si arriva sui paesi più ricchi. Sta aumentando, come ben vediamo, l'immigrazione. Arriva nel nostro paese, migliaia e migliaia di persone che vengono dall'Africa, dai paesi più poveri. Parte di questi vengono comunque da una dimensione culturale islamica.
Allora, fino a che punto l'accoglienza o la necessità del lavoro, come si dibatte in questi giorni nel governo e nelle associazioni di imprese, fino a che punto l'accoglienza non annida all'interno il tentativo di attaccare questa concezione del principio dell'uomo davanti a una cultura invece che lo nega? Ovvero, l'azione è un fattore di pericolosità per questa sicurezza di cui avete parlato o no? E dall'altra, nella politica della cultura estera, nella politica estera, noi per molti anni, noi non solo noi ma tutta l'Europa, penso al Trattato di Lomé, per dirne una, penso a tutta la politica verso il Mediterraneo, fatta da molti governi, proprio ieri c'era qui l'onorevole Andreotti, che ne è stato uno dei leader. Abbiamo voluto applicare la politica del dialogo, in particolare con i paesi del Nord Africa, con i paesi del Mediterraneo, cercando di costituire un ponte di collegamento, di cooperazione economica, sociale, se vogliamo attraverso l'attività economica e sociale anche culturale, di dialogo. Sembra che questo dialogo si sia spento, sembra che questo dialogo vada ripreso. Forse l'ultimo viaggio proprio di ieri del Presidente del Consiglio sta su questa traiettoria. Quale politica interna per una vera integrazione e ospitalità senza che questa diventi una occupazione? Quale politica estera per non far diventare soltanto il conflitto e lo scontro l'unica strada per la risoluzione dei problemi? Generale. Mi è venuto da sorridere perché dopo questo quesito così articolato, allora ho detto forse io qua sono fuori posto, ci vorrebbe un sociologo, ci vorrebbe uno storico, ma cercherò di rispondere secondo la mia ottica, secondo la mia esperienza. Bisogna, per dare una risposta che sia accettabile, bisogna intanto fare un distinguo tra cultura occidentale nelle sue varie espressioni, differenziazioni, che comunque però fanno riferimento a alcuni principi base, e la cultura islamica, che viaggia su parametri e modi di essere totalmente diversi, e che noi invece cerchiamo sempre di valutare, approcciare, valutare e definire anche nelle prospettive usando i nostri parametri, che è sbagliato. A prescindere da questo, noi dobbiamo comunque convivere con questa realtà. Il mondo non è più quello del 5 del 600, quando ognuno se ne stava al posto suo, e per arrivare al sole al Cairo c'erano giorni perigliosi e difficili. Oggigiorno si raggiungono in poche ore tutte le parti del mondo, quindi un confronto comunque si deve realizzare. Io direi che la discussione è all'interno del mondo musulmano. Il mondo musulmano è molto articolato, non è monolitico come lo pensiamo noi. Noi vediamo alcuni aspetti che sono la punta di un iceberg, o comunque sono percentualmente modesti rispetto al complesso. Il mondo musulmano è un mondo formato da tante realtà che noi, cercando sempre di razionalizzare, come è proprio della nostra cultura, unifichiamo in un unico complesso. Quello che noi vediamo, le manifestazioni più violente attuali del mondo islamico, sono parte di una minoranza, se vogliamo, sono le degenerazioni del credo wahabita, che è quello che ha sostenuto sempre da chi è al potere la tribù dei Saud in Arabia Saudita, cercando di esportare questo credo per il resto del mondo, soprattutto per valutazione di carattere politico, perché il wahabismo è antimarxista e antisciita, e quindi l'Arabia con questa iniziativa cercava di
contrastare le due potenze regionali più vicine a se stessa e quindi più pericolose, l'Unione Sovietica di un tempo, l'Iran sciita. E il wahabismo come deformazione estrema porta a quello che noi vediamo tenta di realizzare, per esempio, Osama Bin Laden, saudita, sunnita, wahabita, il quale, come diceva prima il sottosegretario Mantovano, cerca di realizzare il califfato e di espungere dalla terra islamica le potenze occidentali. Ma questo, ripeto, è un aspetto, diciamo, marginale, e noi lo vediamo che è marginale se prendiamo ad esempio le frequentazioni in Italia delle moschee. Le moschee sono cresciute enormemente in Italia. Nel 96 erano sull'ordine di 110, o per moschee ci sono le moschee che hanno forma di moschee e che assomigliano alle nostre chiese, e poi ci sono le moschee, a gran parte, che sono un magazzino o un garage che è adattato al luogo di preghiera. Comunque da 100 e rotte del 96 siamo ormai a 528-530 sparse nel territorio nazionale, specialmente centro-nord. Però le stime dei frequentatori islamici delle moschee oscillano tra un 5% e un 10%. Cioè la comunità islamica in Italia è quasi laica rispetto al problema religioso. Noi quindi dobbiamo prendere in considerazione, per affrontare il discorso con la componente musulmana che sta crescendo, oggigiorno in Italia il 36% degli stranieri è fatto da musulmani e il 44% da cristiani. Quindi, ed è un tipo di etnia che è in espansione dal punto di vista demografico. Noi dobbiamo cercare di stabilire un dialogo che non vuole essere allo stato integrazione. Non possiamo integrare nella nostra società, con la nostra cultura, con il nostro modo di vivere, persone che hanno tutta un'altra provenienza. Però possiamo stabilire un modus vivendi con queste persone. E il modus vivendi è quello di rispettare le culture degli uni e degli altri, quindi consentire un inserimento facile nella società, però non prescindendo dal fatto che le regole del gioco qua in Italia sono le nostre e le dettiamo noi. Ecco, io direi che questo, in buona sintesi, in estrema sintesi, il problema. E in questo mi sembra che si stia orientando anche proprio il Ministro dell'Interno, che su questo sta spendendo veramente notevoli energie, per cercare di trovare l'interlocuzione, perché la difficoltà in questo momento è proprio trovare gli interlocutori validi dall'altra parte, che siano rappresentativi di quelle realtà. E questa è la dimostrazione dell'asserto iniziale. Noi troviamo tante persone che rappresentano delle piccole percentuali, proprio perché questo è il mondo sfarsagliato della realtà musulmana. Ma io penso che questo è l'unico indirizzo che possiamo assumere, e se facciamo prevalere la corrente moderata in Italia, in Europa, nel Mediterraneo, noi avremo risolto per le generazioni future il nostro problema. Grazie, generale. Dottor D'Ambrosio. Sì, mi interessava l'aspetto della sua domanda relativo all'immigrazione. Per quanto riguarda l'esperienza delle polizie e della magistratura in relazione a questo fenomeno, davvero bisogna essere attenti nel non sovrapporre fenomeni che poco hanno a che fare l'un con l'altro. Non possiamo, con una confusione
a volte sollecitata appunto dalla suggestione della paura, del terrore che si è andata sempre più diffondendo, a attribuire a determinati fenomeni che hanno anche aspetti criminali, come l'immigrazione clandestina, anche tutte le caratteristiche e gli aspetti legati al rischio di attentati terroristici. È un frutto di una elementare analisi logica che è impensabile ipotizzare che un'organizzazione, anche non più come Al-Qaeda particolarmente strutturata, ma un'organizzazione che abbia le ambizioni di portare il terrore nelle varie parti del mondo, non possa affidarsi a delle carrette che attraversano il Mediterraneo per far arrivare i propri mujahideen sul territorio europeo. Quindi ci troviamo davvero di fronte a fenomeni separati, e se non si capisce anche questo, come in questo caso, è chiaro che il pregiudizio, la xenofobia diventa sempre più incalzante. L'immigrazione ha un aspetto criminogeno che è rilevante. Molti dei soggetti che arrivano sul nostro territorio sono clandestini, già di per sé un fatto penalmente rilevante. Molti per sopravvivere fanno attività di microdelinquenza, e questo condiziona il nostro quotidiano. Chi ci viene a rubare in casa piuttosto che nella nostra auto è un fatto purtroppo che penalmente non ha più quella risposta forte a fronte di fatti ben più clamorosi, ma chi subisce questi fatti, vi posso assicurare che quando arriva davanti al magistrato nell'aula del tribunale è arrabbiatissimo e ancora porta su di sé lo shock della presenza di persone in casa propria che sono andate ad aprirgli tutti i tiretti o tutti gli spazi personali. Quindi un grosso shock personale che però appunto viene considerato penalmente di poco momento. Però mi piace ricordare che proprio nelle indagini sul terrorismo, allorché si rende necessario verificare l'area in cui quei soggetti sicuramente terroristi andavano a vivere e comunque si muovevano sul territorio milanese, incontravamo invece molta, qui a proposito dell'accoglienza, un'accoglienza molto interessata da parte di molti nostri connazionali ben pensanti che sfruttano pesantemente l'immigrazione clandestina. Ma quante persone vengono accolte facendosi pagare moltissimo in delle case piccolissime appunto dai clandestini immigrati che sono disposti a pagare per un posto letto tantissimo pur di rimanere appunto, pur di avere un posto letto, e chiaramente arricchendo moltissimo molti nostri connazionali che sfruttano benissimo gli effetti di questa immigrazione. Ma ancora più inquietante quando noi pensiamo alla sicurezza sulle nostre strade, abbiamo nel fare accertamenti sulla titolarità di alcune auto utilizzate da questi terroristi, ci chiedevamo che tipo di patente utilizzassero, come avevano potuto acquistare un'auto questi soggetti che erano clandestini. Ebbene, scoprivamo con un disappunto divertito a volte, ma davvero un divertimento molto amaro, che c'erano italiani intestatari di ben 300-400 auto che andavano lì e in cambio appunto loro si intestavano le auto, acquistavano, quindi al PRA risultavano loro i titolari formali di queste auto che poi cedevano di fatto a immigrati clandestini, e per fare questo tipo di operazione si prendevano 2.500-3.000 euro. E questo chiaramente, voi immaginate altro che kamikaze, immaginate quante bombe umane in circolazione per le nostre strade, soggetti che non sanno guidare, che non hanno la patente e che comunque hanno imparato a guidare sulle strade sicuramente diverse di casa loro, che sono in circolazione, 300 soggetti non autorizzati, senza capacità, e che poi appunto sono stati agevolati dall'avidità, va detto, di molti nostri connazionali quando si parla di accoglienza. Quindi l'accoglienza è un fattore fondamentale, dobbiamo fare molta attenzione, perché chiaramente sul dialogo va fatto ogni forma di investimento. Le comunità islamiche, la comunità islamica in Italia, ma sarebbe meglio parlare di comunità islamiche, sono prevalentemente moderate. Il terrorismo riguarda soltanto piccole frange, così come la maggior parte delle moschee rimangono prevalentemente dei luoghi di aggregazione religiosa. Partendo da questo dato di fatto, anche statisticamente importante, è evidente che ciascuno di noi deve credere nel dialogo con queste comunità come fattore che nel medio-lungo periodo consentirà a queste comunità di avere fiducia delle istituzioni del paese dove sono andate ad integrarsi. Perché può capitare anche questo, che
il responsabile di una moschea sicuramente moderata prenda le distanze chiaramente da un fatto terroristico, dall'azione o dall'attività di cellule sicuramente terroristiche. Vogliono prendere le distanze, lo fanno magari nell'aula, nella stanza del magistrato che li convoca per avere informazioni, ma sollecitati anche un po' provocatoriamente nel prendere pubblicamente le distanze, manifestano delle perplessità che sono tutte culturali, di identità, e che esprimono ancora un fattore di mancanza di fiducia nell'interlocutore. Dobbiamo conquistarci questa fiducia, e come? Uno dei fattori di cui spesso si parla come uno strumento fondamentale per quanto riguarda i magistrati, la polizia, è la cooperazione giudiziaria di polizie internazionali. Quindi da un lato dialogo, da un lato apertura al dialogo, perché queste comunità, una volta davvero integrate, ci aiuteranno ad isolare queste persone, anche con informazioni preziose, perché non vorranno più essere confuse. Però noi dobbiamo conquistarci questa fiducia. In che modo? Se arrestiamo una persona e la teniamo un anno, due anni, tre anni in carcere, in questa parte del mondo, in questa parte d'Europa, il processo, portare a processo queste persone arrestate perché sospettate, gravemente sospettate di appartenere ad una cellula terroristica, nel processo si svolgerà tutta quell'attività garantista che sarà visibile anche per la comunità moderata, e a seguito del processo ci sarà una condanna e la comunità moderata crederà che tutta quell'attività che si è svolta non è frutto di una persecuzione di appunto forze dell'ordine dei paesi occidentali che hanno perseguitato dei soggetti solo per la loro appartenenza religiosa. Quindi il processo è un momento simbolico per noi importantissimo, non soltanto perché è necessario nel nostro ordinamento, è la fase conclusiva di un'attività investigativa e anche di intelligence, ma perché simbolicamente darà forza a quell'apertura e alla fiducia che man mano stanno acquisendo nei nostri confronti. Ma ancora oggi accade che, a distanza di tre anni dall'11 settembre, nel convincimento diffuso che la cooperazione sia un fattore determinante nella cooperazione giudiziaria, scambio di prove, messa a disposizione di prove da parte di un paese nei confronti dell'altro paese, ci troviamo di fronte ad un'associazione internazionale, ci troviamo di fronte a un fenomeno criminale che è transnazionale, non si ferma ai confini di ogni nazione. Dobbiamo una prova che riesco ad acquisire in Italia diventa fondamentale in un processo che si può svolgere in Francia o in Germania o negli Stati Uniti e viceversa. Ma la differenza fra le tradizioni giuridiche di alcuni paesi che attivamente svolgono attività di prevenzione, crea dei gap nello scambio di informazioni terribili. Ancora fino a due settimane fa, in un processo fondamentale che si sta celebrando ad Amburgo, e quando parlo di Amburgo non lo ritengo un posto che non riguarda la nostra realtà, perché, ripeto, sono associazioni transnazionali. Abbiamo arrestato noi dall'Italia soggetti importanti appartenenti alle cellule di Amburgo perché in diretto contatto con l'attività italiana. Ma ad Amburgo addirittura è partita la cellula che è andata poi a realizzare l'11 settembre ben tre anni fa. Ebbene, in un processo relativo ancora ad un soggetto appartenente a quel gruppo in carcere per tre anni, delle prove fondamentali acquisite negli Stati Uniti, che attivamente sono pronte a collaborare nel darci informalmente dei dati, allorché si deve passare alla fase formale della messa a disposizione davanti a un giudice di questi dati, per scelte assolutamente legittime legate alle loro strategie di prevenzione, tutte legittime ma che non colgono l'importanza che in questa parte dell'Europa ha il processo come valore simbolico anche ai fini di cui parlavo prima, ebbene non ha messo a disposizione delle testimonianze fondamentali per arrivare ad una condanna di questo pericoloso terrorista legato ai fatti dell'11 settembre. Si rischia dopo tre anni che questo soggetto non venga condannato per appartenenza a quel tipo di associazione. Questo fatto di per sé è doppiamente grave. Prima, perché non si riesce a raggiungere una verità processuale che coincida con la verità storica. Quel soggetto è sicuramente terrorista. Lo sappiamo tutti noi operatori che stiamo svolgendo attività di prevenzione e di repressione, sappiamo che quello è un soggetto sicuramente terrorista. Quindi già questa frustrazione di non farlo coincidere per fatti assolutamente tecnici, di fredda procedura. Ma, tornando al punto principale del mio argomento, convivenza e dialogo.
la comunità moderata di Amburgo, nel vedere che un soggetto viene scarcerato dopo 3 anni perché non si è raggiunta la prova nel dibattimento, nell'udienza davanti ai giudici della sua colpevolezza, riterrà che quel soggetto è un perseguitato e quindi avrà delle perplessità, avrà delle resistenze ad aprirsi nei confronti delle istituzioni occidentali. Ecco, questo noi non ce lo possiamo più permettere. La cooperazione, ci tengo a dirlo, è migliorata tantissimo dall'11 settembre, ma evidentemente ha ancora momenti di perplessità legati alle gelosie locali o alle strategie tipiche di ciascun paese che non riescono a cogliere l'unicità del pericolo che avvince tutti i paesi impegnati nella lotta al terrorismo. Quindi lo stato delle cose è quello di insistere, investire davvero nel dialogo, ma con fatti anche concreti, come possono essere le celebrazioni di processi che hanno un valore anche simbolico. Grazie. Grazie. Onorevole Mantovani. Io vorrei intanto per cenni rispondere alla prima parte della sua complessa e articolata domanda, per dire che credo che nessuno possa avere nostalgia di periodi passati di vicinanze presunte o effettive con esponenti del mondo arabo, che non erano esponenti del mondo arabo moderato, perché altrimenti diciamo, il contatto non sarebbe servito per evitare attentati terroristici. E non c'è nessuna nostalgia per 2 ragioni fondamentali. La prima, perché attentati terroristici negli anni 70 e negli anni 80, che non hanno avuto spiegazione certificata in giudizi, ma che avevano quella origine, ci sono stati, quindi la copertura è stata una copertura molto relativa. La seconda considerazione, perché vorrei capire chi dovrebbe essere l'interlocutore di un dialogo che, volendo considerare le relazioni, per esempio, attuali tra l'Italia e alcuni importanti paesi a maggioranza islamica, sono relazioni buone. Oggi la Turchia, che è governata da un partito che ha vinto le elezioni perché si è proposto come partito islamico, considera l'Italia il suo miglior amico in Europa. Erdogan considera il nostro Presidente del Consiglio il suo miglior amico. Ci sono delle possibilità che vanno coltivate con tutta la forza necessaria che al-Sistani e i partiti confessionali sciiti a lui legati possono avere un successo nelle elezioni del 2005. Si parlava prima del recupero del rapporto con Gheddafi. Quindi qual è il problema oggi? Arafat? Cioè, dovremmo preoccuparci di prendere posizione di un conflitto oggi interno ad al-Fatah e che peraltro non si esaurirà, ammesso che si esaurisca, con la vittoria di una delle due fazioni, perché Hamas è alla finestra per vedere come va a finire e poi per intervenire. Credo che si debba guardare serenamente al presente e al futuro, e certamente la questione posta sul cosa fare al nostro interno, oltre che al di fuori dei confini europei, è una questione più che seria. Condivido per intero le considerazioni che faceva D'Ambrosio circa la necessità di tenere assolutamente distinti gli ambiti dell'immigrazione clandestina con quelli del reclutamento del terrorismo, sia perché oggi i flussi sono dall'Europa e in particolare dall'Italia verso scenari arabi o comunque di paesi a maggioranza islamica. Qui avviene, come testimoniano le indagini, il reclutamento, qui avviene l'indottrinamento, la formazione, l'addestramento, e poi vanno di là per svolgere il loro lavoro, tra virgolette. Ma anche perché è irragionevole che un'organizzazione terroristica investa, se così si può dire, su un proprio potenziale adepto e poi lo affidi ad una barca lunga 10 metri su cui prendono posto 100 persone nelle acque del canale di Sicilia. Non solo è irragionevole, ma non accade. Il problema riguarda invece la condizione di isolamento, di emarginazione nella quale spesso si trovano immigrati regolari presenti in Italia, per i quali l'avvicinamento da parte di una moschea
non voglio generalizzare, ma di quelle che sono state oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie, dicevo, questa attenzione può rappresentare inizialmente un aggancio di solidarietà e poi, se vi è una disponibilità, può avere un seguito come in troppi casi fino a questo momento ha avuto. Quindi la sfida che interessa l'Italia, l'Europa, l'Occidente è una sfida di far sentire il più possibile, le perplessità del prefetto Mori sono ovviamente perplessità oggettive e condivisibili, ma il più possibile a casa loro, coloro che sono venuti da noi e che in questo momento in Italia rappresentano un dato oggettivo che nessuno può nascondere. Gli immigrati regolari oggi in Italia sono 2,5 milioni, saranno 3 milioni nel giro di qualche mese quando si completeranno i ricongiungimenti familiari, di questi poco meno di 1 milione sono di fede islamica. Il problema che dobbiamo porci è quello di garantire a coloro che sono presenti regolarmente la maggiore integrazione possibile, avendo al tempo stesso la maggiore fermezza possibile nei confronti di chi viene clandestinamente o di chi, essendo regolare, non si comporta in linea con la nostra legislazione. Da questo punto, da quest'ultimo punto di vista, le misure adottate nell'ultimo anno in termini di espulsione per motivi di ordine pubblico rispondono a questa logica. C'è qualche problema da risolvere dopo recenti decisioni della Corte Costituzionale per rendere nuovamente e pienamente efficace il meccanismo delle espulsioni, confidando sul buon senso di tutti, nessuna istituzione esclusa, e quindi ogni riferimento all'autorità giudiziaria è assolutamente voluto. Dico questo perché negli ultimi 3 anni noi abbiamo affrontato una sorta in questa legislatura di fase 1 dell'immigrazione, cioè quella tesa a fronteggiare un'emergenza costituita 3 anni fa dalla presenza di 800.000 clandestini, da una situazione di incertezza normativa, da accordi internazionali che o non c'erano o non funzionavano. Abbiamo prosciugato larghissima parte di questa clandestinità con 700.000 regolarizzazioni serie, non colpi di spugna, la riduzione a circa un quarto rispetto a 3 anni fa degli arrivi dei clandestini e attraverso la legge Fini-Bossi con la fissazione di un principio su cui tutta l'Europa si sta assestando, cioè quella che in Italia può venire regolarmente colui che ha un lavoro altrettanto regolare, che costituisce la prima e fondamentale base di rispetto della sua dignità e della sua possibilità di muoversi altrettanto dignitosamente nel nostro contesto. Da questo punto di vista il dibattito delle ultime settimane sul tagliando relativo alla legge eccetera mi sembra un dibattito un po' riduttivo. Qui il discorso da ampliare relativo alla politica dell'immigrazione dell'Italia e dell'Italia in Europa e passa attraverso la velocizzazione delle pratiche nei consolati e nelle ambasciate, attraverso un approfondimento serio del discorso delle quote. Se questo principio è ormai da tutti accettato, e cioè collegamento stretto tra permesso di lavoro, tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, ma c'è una necessità effettiva di fissare una quota invalicabile di ingresso anno? Nel senso che si può anche mantenere un meccanismo di quote circoscritto da utilizzare con paesi con i quali si hanno accordi privilegiati per gratificare, per premiare, usiamo questo termine, la loro collaborazione nella lotta alla clandestinità. Ma in linea generale, se vi è un'offerta di lavoro 100, perché fissare una quota 10, magari l'anno successivo ce n'è 50 e dopo 2 anni 200, quando è il meccanismo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in presenza di un ingresso regolare, quindi senza aver commesso reati, eccetera, che può garantire la presenza altrettanto regolare in Italia? Quindi i temi sarebbero tanti, ma io torno per concludere al discorso di partenza perché altrimenti l'argomento diventa un altro. Io credo che lo sforzo più grande debba essere nostro e debba essere uno sforzo al tempo stesso di comprensione della realtà assolutamente nuova, varia, diversificata al proprio interno che ci troviamo ad affrontare e al tempo stesso di disponibilità a pagare dei costi. Spiego l'uno e l'altro riferimento.
comprensione. Noi siamo ancora troppo condizionati, per un verso dal marxismo e per l'altro verso dalla psicanalisi, nel senso che riteniamo che ogni comportamento umano, ma questo è un riflesso condizionato, anche se siamo convinti che non sia così, ci scatta ogni tanto all'interno, che ogni comportamento umano in definitiva sia condizionato o dalla struttura economica rispetto a cui tutto il resto sarebbe una sovrastruttura, o da quei meccanismi descritti da Freud nelle sue opere. E trascuriamo la circostanza ovvia che i movimenti religiosi hanno spesso cause e motivazioni religiose. Per cui chiamare islamico, questo ha effetti anzitutto terminologici. C'è qualcuno che quando si parla di terrorismo islamico dice terrorismo internazionale, perché chiamare islamico il terrorismo islamico sarebbe politicamente scorretto, rischiando di scatenare chissà quali reazioni. Può anche darsi che qualche musulmano si arrabbi, ma questo non risolve la questione se il terrorismo sia o non sia effettivamente islamico. Cosa voglio dire? Voglio dire che in tempi di guerra fredda, tutto sommato, il discorso era facile dal punto di vista così, della discussione fine a se stessa, nel senso che si risolveva nel dire ma stai con gli americani o stai con i sovietici. Oggi è molto più complesso, ma uno degli elementi che connotano questa complessità è la questione del rapporto tra religione e politica, sulla quale noi riflettiamo ancora troppo poco, o riflettiamo in modo improprio, in modo rozzo, come è stato fatto recentemente in Francia con quella legge sulla, tra virgolette, libertà religiosa che, come dice il mio amico Massimo Introvigna, ha stabilito il principio della modica quantità per uso personale non terapeutico della religione. Modica quantità nel senso che uno insomma, deve prendere la misura del crocifisso che mette al collo o del velo che mette intorno, del velo non del burka, che mette intorno al viso. Quindi modica quantità. Per uso personale, perché guai a farne sfoggio comunitario, non terapeutico, perché non si è mai che qualcuno si avvicina alla religione da cui vengano fuori guarigioni. Questo modo va messo assolutamente da parte. Noi abbiamo, grazie anche alla dottrina sociale della Chiesa e al suo patrimonio, la possibilità di distinguere in modo chiaro tra una posizione fondamentalista di assoluta coincidenza e sovrapposizione tra fede e cultura e politica, sovrapposizione e coincidenza per cui anche un'attività politica che non sia diretta emanazione di principi di fede viene ritenuta qualcosa di demoniaco. La posizione opposta di un laicismo che fissa una sorta di muraglia cinese tra fede da una parte, cultura e politica dall'altra. E la posizione sensata, che la dottrina sociale della Chiesa ha sempre insegnato, quella della distinzione tra le due sfere, distinzione che non significa separazione netta, significa riconoscimento della giusta autonomia di ogni ambito in un quadro di insieme e organico. Ora, queste categorie non possono essere applicate sic et simpliciter al mondo islamico, perché parlare di laicismo nei confronti di una posizione di laicità musulmana e parlare di qualcosa che non esiste in natura, perché mentre il laicista occidentale è sostanzialmente un ateo, il laicista musulmano è una persona che comunque deve fare sfoggio di devozione ad Allah, perché altrimenti non gli viene consentito neanche di parlare. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che se noi pensiamo di applicare alcune categorie occidentali, europee, italiane, e le legislazioni che possono essere l'esito di queste categorie alla realtà islamica, rischiamo dei corticircuiti spaventosi. Realtà trattate islamiche, trattate a dose massiccia di laicismo, hanno risposto con effetti esattamente contrari. Pensiamo all'Iran e a quello che aveva fatto lo Shah Reza Pahlavi fino alla fine degli anni 70 del secolo scorso, e alla reazione terribile che vi è stata. Pensiamo al caso recente della Turchia: non appena è stata data possibilità di libere elezioni, ha vinto il Partito Islamico, col quale poi vi è tutto il lavoro che è iniziato.
Allora, per dire cosa? Che il dialogo da intraprendere sul piano internazionale è certamente con i paesi, con i governi, con le classi dirigenti islamiche conservatrici, senza negare la loro possibilità di essere tali, ma cercando delle basi comuni sul piano internazionale, sul piano della sicurezza. All'interno dei singoli stati vi è un'enorme difficoltà di trovare con l'Islam di casa nostra un'intesa del tipo di quella che si hanno con le confessioni religiose di origine cristiana, perché il problema principale, lo ricordava prima il prefetto Mori, è quello di trovare l'interlocutore, ma certamente si possono trovare degli accordi o ci possono essere delle aperture su punti specifici, il riposo, il rispetto del riposo settimanale, i pasti nelle mense e così via, che facciano sentire queste persone non delle estranee, e quindi che riducano la capacità di attrazione da parte di alcune moschee. Ma, e concludo, parlavo prima dello sforzo di comprensione. È necessario anche uno sforzo teso a mettere in conto che vanno pagati dei costi. Io faccio tutti gli scongiuri, ma i tecnici presenti a questo tavolo, gli addetti ai lavori, il prefetto Mori e il dottor D'Ambroso non hanno escluso possibilità in Italia simili a quelle che ci sono state negli altri paesi. Se dovesse accadere anche da noi, cosa facciamo dopo, il giorno dopo? È un problema sul quale non è che dobbiamo dare la risposta adesso, forse vale la pena affrontarlo per scaramanzia, come si dice, e per smitizzare il giorno dopo. Io so soltanto che nella nostra esperienza storica di italiani ci sono tanti episodi che consentono di trarre forza dalla nostra tradizione. Io vengo dal profondo sud, dal Salento, dove nel 1480 a Otranto vi fu uno di questi episodi. Otranto era una cittadina tranquilla di 15.000 abitanti, che comunque era una consistenza all'epoca, e che un bel giorno, un brutto giorno, vide all'orizzonte affacciarsi una flotta guidata da Ahmed Pascià che puntava a Roma e pensava di sbarcare più avanti, dove avrebbe incontrato minore resistenza. A causa del vento sbarcò invece a Otranto. La straordinarietà di quello che è accaduto a Otranto è che non fu un corpo di militari scelti a resistere a quella che all'epoca era la minaccia islamica per l'Occidente, ma fu un'intera comunità che non fece convocare il Consiglio Comunale per far proclamare Otranto zona demilitarizzata, non fece arrivare, scusatemi, ma almeno alla fine un po' di polemica, i comboniani a incatenarsi al porto per dire qui non passa nessuno, ma affrontò questa minaccia così come doveva essere affrontata, e alla fine, poiché erano rimasti vivi in 800 uomini, perché le donne e i bambini furono fatti schiavi e portati in giro per l'Islam dell'epoca, a questi 800 uomini fu chiesto di abiurare e nessuno di loro accettò, e ciascuno di loro ebbe il trattamento che qualche mese fa ha avuto Nicholas Berg e qualche altro, di cui non abbiamo visto le immagini. Per fortuna all'epoca non c'erano cronisti politicamente corretti come ce ne sono adesso, per cui abbiamo qualche testimonianza di quello che è accaduto a Otranto. Ecco, mi chiedo, e termino con questa domanda, quanto oggi c'è in Occidente, in Europa, in Italia, di quella naturalezza, tra virgolette, che ha portato un corpo non di marine, ma di uomini e donne, una comunità in quanto tale, a resistere e a non abbiurare? Scusate, io vorrei concludere questo incontro proprio a partire da questa ultima battuta dell'onorevole Mantovano, perché il primo problema che abbiamo davanti è chi siamo noi. Per poter accogliere e dialogare con gli altri dobbiamo sapere chi siamo. Per sapere chi siamo bisogna prendere coscienza della nostra fede, del nostro ideale, bisogna viverlo, bisogna rincontrarlo, bisogna seguirlo.
È un percorso di vita che ci è chiesto, perché per diventare uomini, per diventare testimoni così, c'è bisogno di imparare, di guardare qualcuno che ce lo insegni. Noi abbiamo un grande vero nemico, è il vuoto, è il nulla che ci circonda. Questo è il nostro grande nemico, è il nemico dell'Italia e dell'Europa. Il vuoto e il nulla si riconquista col positivo, col senso e col significato, che per noi è la fede cristiana, che non è il ricordo di un passato, ma l'avvenimento di un presente da incontrare, da seguire, a cui farsi educare. Questo permette di dialogare con chiunque, permette per esempio fra tre quarti d'ora di poter avere qui, in queste sale, il ministro degli esteri di Israele e il ministro degli esteri della Palestina, che insieme dialogano insieme al nostro ministro degli esteri Frattini. Oppure, come succederà a settembre, nella seconda settimana ci permetterà di costruire la Compagnia delle Opere a Gerusalemme, costituita da noi cattolici, dagli ebrei e dai palestinesi, proprio nella linea di questa capacità di dialogo, di costruzione in cui al centro c'è l'uomo, il suo desiderio, la sua domanda di verità, di libertà, di giustizia. E noi sappiamo che l'unico che può dare risposta alla domanda di libertà, di giustizia e di verità è Cristo morto e risorto, che vive tra noi.